Ciao a tutti, benvenuti sul canale delle bontà di Rudy. Oggi andiamo a vedere come si fa la pizza a lunga lievitazione. Farina tipo 0 con almeno un V di 280, 30 g d'olio, 9 g di lievito di birra fresco, 25 g di sale, 700 g d'acqua. Come prima cosa sciolgo il lievito di birra fresco nella nostra acqua che sarà a temperatura ambiente. Verso tutta la farina all'interno della ciotola della planetaria, inizio ad attaccare con quella che è la foglia. A una velocità bassa, in modo che la farina pian piano si ossigena e si mischia bene. Pian piano aggiungiamo l'acqua, che deve essere inizialmente introdotta molto lentamente, e successivamente aumentiamo la velocità della planetaria. Possiamo arrivare a circa il 50-60% d'acqua all'inizio, quindi su un chilo di farina 500 grammi. Pian piano aumentiamo la velocità della nostra planetaria in modo che tutta la farina formi un impasto omogeneo. Ora lasciamo che l'impasto si amalgami molto bene e pian piano andremo ad aggiungere l'acqua. È un'idratazione medio-alta del 70%, quindi è normale che l'impasto risulti anche un pochino molle e appiccicoso. A questo punto togliamo la nostra foglia e mettiamo il gancio. Abbiamo ancora circa un 20-15% d'acqua da aggiungere. Aumentiamo sostanzialmente la velocità almeno fino a 1,5 e continuiamo ad aggiungere acqua, sempre pian piano in modo che si assorba bene. La cosa importante è che l'impasto si stacchi dalle pareti della nostra planetaria e non risulta troppo appiccicoso. Continuiamo ad aumentare un pochino la velocità fino a 2. A questo punto possiamo aggiungere il sale e l'olio che ho già preparato. Una volta che abbiamo terminato di mettere tutta l'acqua all'interno del nostro impasto, lo lasciamo riposare per circa un quarto d'ora, 20 minuti dentro la planetaria, in modo che il glutine si sviluppi ben bene. Tenete conto che ogni farina ha la sua capacità di assorbimento, quindi ci si regola in base alla farina utilizzata. Io uso farina Futura e so che su queste idratazioni qua si può andare abbastanza sul sicuro. Una volta terminata la fase della planetaria, procederemo a mano facendo una serie di pieghe che serviranno per sviluppare il glutine che intrappolerà l'aria in cottura durante la cottura in forno. Il fatto che la pizza sia a lunga lievitazione, circa 24 ore, ma si può prolungare anche fino a 48, permette di mettere poco lievito e quindi avere una pizza molto digeribile, e una maturazione in frigo permette di avere una pizza invece molto leggera e quindi sempre ad ugual modo digeribile. Una volta terminato la sosta dentro la nostra planetaria, andiamo a tirar fuori l'impasto e lo mettiamo su una spianatoia di legno, spolverata di semola rimacinata di grano duro, questa qua un po' giallina. Dopodiché abbiamo il nostro impasto che sarà ancora non perfetto, quindi con una piccola spatola andiamo a prenderlo insieme e andiamo a fare quelle che sono le pieghe. Cosa servono le pieghe? Servono per far sviluppare meglio il glutine e quindi dare forza all'impasto che servirà durante la nostra lievitazione, anche se lunga. Come si fanno? Allora, una volta preso l'impasto lo giriamo, andiamo ad allargarlo ben bene, dopodiché prendiamo lembo superiore all'interno, lembo inferiore all'interno, destra, sinistra, sempre verso il centro. Questo sarà la nostra parte inferiore, quindi ora andiamo, spolverata, andiamo a girarlo e andiamo a renderlo omogeneo e liscio. Allora, il nostro impasto
sarà forte abbastanza, quando andando col dito a premere leggermente vi tornerà indietro. Se invece l'impasto rimarrà affossato, bisogna dare ancora qualche piega. Una volta che io lo lascio riposare qui sul tavolo, la superficie tenderà a seccarsi per effetto dell'aria. Quindi io di solito prendo la ciotola planetaria, la giro, la lascio qua. A 30 minuti altre pieghe, così per altre 3 volte. Una volta terminato queste pieghe andremo a metterlo in una ciotola e a metterlo in frigo fino al giorno dopo. Dopo circa 20-24 ore in frigo, tiriamo il nostro impasto fuori a temperatura ambiente e lo lasciamo circa per un'ora. Si presenterà con delle bolle e dopo aver spolverato la nostra spenatoia con un po' di semola di grano duro, lo buttiamo sopra. Come vedete l'impasto ha maturato ma ha anche lievitato, quindi avrà comunque raddoppiato. A questo punto andremo a dividere quelli che sono i panetti, verranno circa 4 panetti per 4 pizze da 400-450 grammi l'uno, e dopodiché lo lasceremo lievitare per altre 2 ore. Andiamo a tagliare il nostro impasto e andiamo a pesarlo. Deve essere circa 400 grammi. Ok, prendiamo il nostro impasto, mettiamo su una spannatoia, ci puliamo le mani con un po' di farina e iniziamo a chiudere verso l'interno. Come vedrete l'impasto dovrà essere bello liscio ed estensibile. Giriamo e iniziamo a dare qualche piega. Ok, in questo modo avremo formato il nostro panetto per una pizza. Io non sono un pizzaiolo, sono un ragazzo che fa la pizza in casa da un po' di tempo, quindi ho adottato questa tecnica da un po'. Dopodiché, sempre prova del dito, andiamo a cospargervi farina di semola grano duro e andiamo a mettere in una teglia insieme a tutti gli altri panetti e lasciamo circa per 2 ore a temperatura ambiente. Eccoci, dopo 2 ore a temperatura ambiente abbiamo i nostri panetti che hanno lievitato. Ora procediamo a quella che è la stesura della pizza. Allora, prendiamo il panetto che ci interessa, ovviamente gli altri sono di varia misura per diverse teglie. Spolverata di semola rimacinata in grano duro, qui ho messo dello strutto con cui ho coperto un po' tutta la teglia per non farla attaccare, e andiamo a mettere la parte alta del panetto sotto, quindi abbiamo girato. Spolverata di semola, con le mani andiamo pian piano a espandere la nostra pasta. In questo modo le bolle che si sono formate non si devono rompere, sono le bolle d'aria che poi faranno gonfiare la nostra pizza. La semola aiuterà a non far attaccare l'impasto. Spingiamo pian piano, ma io non sono un pizzaiolo napoletano, ma facciamo la pizza quella rotonda, ridetta ruota di carro. Adesso la andiamo a prendere, ce la passiamo un po' fra le mani e la mettiamo dentro la nostra teglia, nella quale andremo a finire di espanderla. Questo è il nostro risultato finale, in cui siamo andati a mettere tutto l'impasto dentro la teglia, lasciamo giusto il bordo per il nostro cornicione. Andiamo poi a mettere il pomodoro condito con un po' d'olio e un po' di sale, tutta la superficie, e poi inforniamo subito alla massima temperatura del forno, forno statico, nella parte bassa del forno. Inforniamo la nostra pizza, 280 gradi massimo del forno, nella parte bassa, per circa mettiamo 8 minuti. Per condire la nostra pizza ho deciso di fare la mozzarella in casa. Come sapete io sono appassionato di formaggi, ecco qui l'ho appena filata oggi, andiamo a tagliarla. Ho tenuto un pochino
una mozzarella leggermente più dura in modo che perdesse poca acqua e non andasse a bagnare l'impasto. Se volete vi lascio il link in descrizione per il video su come fare la mozzarella in casa. Dopo 8 minuti mettiamo la nostra mozzarella sopra in modo da coprirle e le rimettiamo per altri 3 minuti almeno in modo che si sciolga. Ecco la pizza fatta in casa. Per altre ricette potete seguirmi sul canale delle Bontà di Rudy e sulla pagina Instagram. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete e scrivete nei commenti la vostra esperienza.